l'uomo, il pipe d'oro, l'uomo che ha fatto sognare generazioni e continuerà a far sognare ogni volta che si vede un'immagine che lo ritrae col pallone tra i piedi. Diego Armando Maradona, benvenuto. Buonasera a voi, io sono molto emozionato, Ilaria, quando faccio questo mestiere non sono mai stato così emozionato perché mio padre ha conosciuto Diego tanti anni fa, no? Parlo di Napoli al tempo, quindi davvero per me è una grande emozione intervistarti intanto. Io ti ringrazio, anch'io sono emozionato di conoscerti perché tuo padre mi ha conosciuto a 16 anni a me in Argentina. Prima ti raccontavo e ti dicevo che lui mi diceva che io ero un giocatore per l'Italia. In quel momento si parlava della Juve e tutti quanti, ma sono finito nel Napoli e io ho fatto del mio meglio e credo che è andata bene, no? Quando tornerai nel Napoli con un ruolo in qualche modo, ci sarà mai questa possibilità? Se ne parlò tante volte, De Laurentiis aveva detto sì, chiamerò Diego, gli parlerò, però in realtà poi? Beh, adesso sai, io ho un lavoro che mi tiene molto bene in Dubai, perché sono l'ambasciatore dello sport lì a Dubai. Sto benissimo, la gente mi rispetta molto, Dubai è una città fantastica e adesso abbiamo un progetto anche con Infantino che oggi ho incontrato, mi ha sembrato una persona trasparente, una persona che dice le cose in faccia. Per quello abbiamo parlato quasi un'ora e un quarto e abbiamo rimasto di rivederci presto dopo la vacanza mia in Argentina per cominciare a lavorare per questo calcio che ogni giorno la gente va meno al campo, che ci sono tanti problemi, che l'hanno praticamente l'hanno fatto un buco grandissimo alla pala con il robo, rubandole tutto il soldi Blatter e compagnia. Mi sembra che questa per sia... quello mi è piaciuto molto Infantino, perché vuole far pagare alla gente che le ha fatto male al calcio, perché non sta facendo male solo alla FIFA, sta facendo male alla gente che crede nel calcio, che crede nel giocatore di calcio. Per quello studio ti volevano salutare, se gli mettiamo l'auricolare, se l'abbiamo, ti volevano salutare Ilaria D'Amico con i suoi ospiti. Intanto Ilaria, se vuoi far tu le domande magari io le giro. No, c'è una sorpresa intanto, allora, no, qui in studio, ciao Diego, Ilaria D'Amico, ma c'è Luca Vialli che voleva salutare Diego Armando Maradona insieme a tutti gli altri, naturalmente, nella felicità di averti qua con noi in trasmissione. Prima però c'è una sorpresa, perché 30 anni fa tu hai segnato il gol più bello della storia del calcio, non credo che nessuno possa dire che non sia così, e allora noi vogliamo riviverlo insieme a te con la telecronaca meravigliosa, originale di Victor Hugo Morales. Sentiamola insieme, questo è un omaggio nostro, dopo tutti gli omaggi che ci hai fatto tu. Grazie. Ahí la tiene Maradona, lo marca el gol, pinta la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol que para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. In piedi di nuovo per salutare la tua grandezza.
Grazie, grazie. Grazie perché quando mi dai la possibilità di salutarti a te, a Gianluca, che lo voglio tanto bene, e ascoltare il mio gol contro l'Inghilterra, che è il gol sognato, mi fa molto piacere. E rincontrarmi con l'Italia, che mi manca tanto, che da tanto tempo che mi sono abituato a vivere a Napoli, e dopo ogni volta che andavo mi cacciavano via. C'erano un po' di problemi, diciamo. C'erano un po' di problemini. Diego, ti faccio parlare con Luca. Tutti i problemi no. Sì, no, ti dicevo che tutti i problemi non si compara con l'amore del napoletano, certo, su di me, e il rispetto di me verso il napoletano. Certo. Allora, due avversari storici ci sono qui tuoi in Italia. Uno è Luca Vialli e l'altro è Billy Costacurta, che sono in studio qui tutti e due. E Billy, insomma, gli hai tolto il sonno per tante notti, ovviamente. Ti ha picchiato Billy? No, Billy era un signore. Insomma, Diego, in campo. Era forte come devono essere tutti i giocatori che giocano nel posto suo. E questo è logico. Se uno vuole capire il calcio e vuole che nel posto di Billy giochi uno che non sappia difendere la squadra, non ti serve. Per quello dico che lo rispetto molto e è stato un signore. Dobbiamo salutarlo. Sì, volevo solo farlo salutare da Luca Vialli, perché insomma me l'aveva... Con tantissimo affetto, perché ci siamo incontrati tante volte, sul campo vinceva quasi sempre lui, però soprattutto Napoli nel 90, in quella semifinale, però poi rivedi il gol... E glielo perdoni. Anche se secondo me dei due gol fatti in Inghilterra, quello che l'ha fatto godere di più, Diego, è probabilmente il secondo rispetto al primo. Tanti abbracci, tanto amore, tanto affetto, Diego. Spero di vederti presto. Anch'io Gianluca, io ti voglio tanto bene. Sai che da piccolo sempre ti ho detto che saresti stato un grande, lo sei stato, sei una grandissima persona. Voglio vederti per abbracciarti, per dirti da vicino tutto quello che mi hai aiutato quando io sono arrivato in Italia. Saluto a tutti quanti, un bacione a tutta l'Italia e spero che con il lavoro che facciamo adesso con la FIFA anche vengano Billy e Gianluca, perché abbiamo bisogno di che la pala sia pulita, la pala non sia più sporca come l'hanno fatto fare fino adesso. Diego, buon percorso con la FIFA nella tua ritorno, appunto, ad occuparti del calcio a livello mondiale, ma anche buon ritorno in Italia, magari in una situazione di serenità e di abbraccio, visto che qui l'amore per te sarà sempre immenso e meritato. Davvero grazie a Gianluca Di Marzio, che come al solito ci porta questi scoop, queste esclusive. Grazie Diego, davvero. Grazie a te, saluta tutta l'Italia. Io amo Napoli, mi piacerebbe ritornare qualcun giorno. Però è difficile, sai, la burocrazia, l'Italia e la politica in Italia è più forte dell'amore di un pallone. Però questo no,
non mi, a me mi sta bene, perché l'amore con i napoletani e le cose che ho vissuto io con i napoletani non la può mettere unica in dubbio nessun politico né nessuno nel mondo. Un bacione a tutti quanti. Un bacio, Diego, grazie.